Ciao a tutti, bentornati, sono Sierra Kaiser, bentornati sul mio canale. Allora, in questo video vi mostrerò dove trovare la base, diciamo l'area 51 dove si è schiantato un UFO, diciamo, i resti di un UFO in The Crew 2. Prima di iniziare però vi ricordo di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e attivate ovviamente la campanella. Trovate i miei social in descrizione, Facebook, Instagram, Telegram, tutto quello che volete. Allora, siamo nel deserto come vedete. Dopo vi mostrerò la parte bene da satellite, così potete andare a vederlo anche voi. Intanto vi mostro, per trovarla ho dovuto guardare un attimo vicino a questo laghetto per capirci, però dopo ve la mostro bene, rimanete, guardate, continuate a vedere questo video che dopo ve la mostro. Allora, in sostanza quest'area è un'area delimitata, circondata da una recinzione che basterà semplicemente abbattere. Pensavo di no, dove all'interno, cioè, a parte qui un'altra carcassa di un aereo come quella nel deserto prima, dove all'interno di quest'area recintata c'è un'altra piccola area dove non si potrà entrare, dove ci sono queste sbarre rosse e bianche che pensavo di poter abbattere, invece è un cavolo, e da lì potremo vedere questo UFO schiantato con l'effetto della videocamera telecamera qua fotografica. Allora, qui adesso fatemi capire come funziona bene. Adesso facciamo uno bello zoom sull'UFO. Ok. Ecco qua l'UFO. Come vedete è circondato dai paletti e tutto, messo in, diciamo, in zona di sicurezza, tutto bello illuminato. Tra l'altro anche molto carino il fatto... Vedete che è proprio diciamo schiantato sia a terra con tutta la sabbia lì così spostata e tutta l'area delimitata dalla zona protetta, messa in sicurezza. Adesso ve lo mostro dall'alto del satellite in questa zona della mappa sotto aspetta, vediamo che non mi ricordo comunque questa è la mappa, se non mi ricordo, anche da satellite si vede anche l'aereo, quindi rivedetevi bene il video se volete andare a vederlo, perché è molto carino, molto carino. Comunque ripetendo la cosa, in quest'area circondata, ora ve lo sto mostrando anche dall'alto così vi togliete anche qualche dubbio. Ora ci facciamo anche un giro sopra in aereo così possiamo vederlo meglio, magari se non ho inquadrato altre cose. Comunque non c'è nessuna vigilanza né niente. Adesso ve lo mostro dall'alto. Eccolo qui. Più inquadrature e anche più interessante da scoprire. Per voi che state guardando il video. E grazie perché state vedendo questo video. Vi ricordo di lasciare ancora un like per sostenermi. Iscrivervi e attivare la campanella per non perdermi nessuno dei miei video. Allora, rivediamolo dall'alto. Comunque ripeto, non è un'area che si può entrare tranquillamente. Eccolo qui, c'è sempre quasi costruito attorno questo UFO, da come è schiantato sì lì, o se no buttato lì e facendo finta che sia schiantato con la terra sottomossa, perché è possibile che un UFO si schianti proprio lì. Non ho ancora l'aereo, quindi mi sono dovuto accontentare di questo aereo che danno di serie nel gioco per mostrarlo meglio, perché almeno con un elicottero devo andare un po' più piano. Vabbè, è andata così. È molto interessante questa cosa. Poi nei prossimi video porterò un'altra cosa molto interessante nel gioco che in altri giochi non credo ci sia mai stata. Comunque è anche molto grande questo UFO. E poi vabbè, ci schiantiamo lì. Prima di finire questo video vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video, trovate i miei social in descrizione, Instagram, Facebook, Telegram, tutto quello che volete. E ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao!